Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del Carinotetraodon Travancoricus, altrimenti detto pescepalla nano d'acqua dolce. Il pescepalla nano d'acqua dolce deriva dalle zone asiatiche e indiane e dalla famiglia delle tetraodontidi. Ha una forma ovaloide, è arrotondato sui fianchi, sul dorso e sul ventre e presenta un manto privo di squame di color giallo-verde con macchie di color nero. Possiede pinne trasparenti e una bocca simile a un becco, formato dalla fusione di due denti da ciascuna mascella, da cui tetraodon, cioè quattro denti. È uno dei pochi pesci che sembra ammiccare o chiudere gli occhi, il che aggiunge ulteriore fascino ed un'espressione più intelligente a quella che già. Il pesce palla vive in natura in acque dolci ed ha un'aspettativa di vita di circa 5-8 anni. Si ricorda che il suo meccanismo di difesa e di aggressione, che è quello di gonfiarsi, provoca un forte stress e quindi sarà molto pericoloso per il pesce attivare questo meccanismo, magari anche solo per divertimento, per vedere l'effetto. Si ricorda che addirittura se si dovesse gonfiare d'aria, ad esempio quando si spostano da un acquario a un altro, questo potrebbe causarne la morte. I pesci palla nani, essendo di piccole dimensioni, possono diventare prede di pesci più grandi, ma sono anche abbastanza aggressivi, per cui non adatti agli acquari di comunità. È un pesce molto vivace, curioso ed attivo, ama esplorare ogni anfratto dell'acquario e può mordere le pinne e le squame degli altri pesci, delle quali si nutre. Gli unici esemplari che possono andare d'accordo sono piccoli pulitori come gli Otocilnclus, i gamberetti, ad esempio Caridine, oppure esemplari della sua stessa specie, che si consiglia quindi in un acquisto di almeno 4-5 esemplari. I suoi tessuti muscolari e le viscere sono estremamente tossici se ingeriti. Diverse specie sono fra i vertebrati più velenosi al mondo, in quanto i loro organi interni, in particolare il fegato e le gonadi, contengono quantità letali di una sostanza nota come tetraodotossina. La vasca per allevare un esemplare deve essere almeno 60 litri, prevista di un allestimento ricco di rocce o legni, e apprezzano molto i ripari forniti dalla vegetazione. Non sopportano infatti le forti correnti e la troppa luce. Il pesce palla nano necessita di acqua molto pulita, quindi i nitrati e i nitriti dovrebbero essere pressoché assenti. Questo prevede un ottimo sistema di filtraggio e cambi parziali d'acqua più spesso che in un altro tipo di acquari. Non c'è molto dimorfismo sessuale fra i due sessi, se non per una marcata linea scura longitudinale che passa sul ventre del maschio. È un pesce oviparo, quindi avviene la fecondazione esterna, la riproduzione è molto difficile in cattività e i piccoli dopo qualche giorno possono nutrirsi di napoli di Artemia. Il pesce palla nano ha un'alimentazione prevalentemente carnivora. Questo significa che non ama molto le scaglie secche, il cibo secco, ma preferirà larve di zanzara, artemie e anche comuni bachi per la pesca. Si ricorda, a causa della sua dentatura, come abbiamo detto precedentemente, di somministrare gamberetti o lumache, quindi cibo diciamo un po' più duro e difficile da rosicchiare, in modo tale che non si sviluppi troppo la dentatura di questo pesce. Le dimensioni massime che può raggiungere un pesce palla nano sono di 2,5 cm. Il livello di nuotata, cioè lo spazio occupato in acquario, tutto. Il range di temperatura ideale fra 24 e 28 gradi, il pH range fra 6.5 e 7.5, il GH fra 3 e 10. Se siete intenzionati quindi ad acquistare un esemplare, anzi come abbiamo detto meglio in 4-5 esemplari di pesce palla nano per il vostro acquario, vi ricordo che il prezzo a esemplare è di 3-5 euro. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab. Mettete mi piace a questo video e commentate qui sotto per ulteriori informazioni. Iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo presto per altre grandi novità. Grazie!